Lei ha puntato l'attenzione sul fare squadra e poi i risultati arrivano. Sì, la scelta di un unico consorzio di bonifica per le Marche e il fatto che la Regione si abbia creduto, soprattutto come braccio operativo delle iniziative che riguardano la difesa del suolo, il rilancio dell'agricoltura, sta dando dei frutti straordinari, una grande capacità operativa di trasformare quelle che sono risorse in realizzazioni. Noi ne avevamo tante, ferme da anni, e ogni volta che mettiamo in campo il consorzio di bonifica queste risorse diventano realtà. Il progetto che si presenta oggi, questi 20 milioni di euro, sono convinto che nell'arco del tempo ragionevole diventeranno un'opera a servizio dell'agricoltura, di 140 aziende lungo la Valle del Musone, di opportunità di crescita economica e l'ennesima dimostrazione sono di un territorio sempre più gestito e che penso sia il desiderio di tutti. Veniamo da giorni in cui sulle cronache nazionali abbiamo guardato i danni che fa il maltempo e spesso i danni più che il maltempo lo fanno magari la mancata manutenzione del territorio, gli interventi. Avere o non avere un braccio operativo è una grande risorsa che noi vogliamo mettere in campo sempre più. Questi 20 milioni che nell'immaginario collettivo chissà in quanti anni si spende, in 2 anni dovrebbero essere spesi, ma a fianco a questo tante altre risorse che grazie al connubio regione e consorzio diventeranno più sicurezza per i marchigiani e opportunità di crescita economica per l'agricoltura. Un intervento che ci piazza a livello nazionale a buonissimo livello. Sì, perché si affianca ad altri nello stesso settore, un ammontare complessivo solo sull'irrigazione di circa 100 milioni di euro, sono risorse importanti, andiamo insomma in alto nella classifica, ma è, come dicevo, l'efficacia perché sempre più verranno presentati e approvati risorse che finanziano progetti che devono essere poi realizzati. Diventare credibile da questo punto di vista diventa fondamentale.